ringrazio anch'io dell'opportunità oggi di parlarvi di alcune importanti novità e procedo subito appunto cominciando con il Prevan, a base di olio essenziale di arancio dolce. Il prodotto è ammesso anche in agricoltura biologica, ma pensiamo sia una soluzione sicuramente interessante anche per l'integrato. Vado velocemente a quelle che sono le novità. Io qui magari ho detto un po' piccolina, però vi richiamo quelle che sono le nuove estensioni sulla vite, e in particolare parliamo dell'inserimento delle rinosi, delle liofide, con un dosaggio che arriva fino a 2 litri ettaro, 2 interventi all'anno concessi, e oltre a video per un'ospera che non già presente in etichetta, è stato inserito anche il discorso del controllo dei tripidi e delle cicaline. E per le cicaline direi particolare interesse, perché come sappiamo, abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti, c'è interesse per il controllo appunto in particolare dello scafo di Titanus, che dopo tanti anni di lotta comunque permane nei nostri vigneti, e quindi questa può essere una soluzione che può aiutare la gestione delle strategie di difesa contro lo scafoideo. Non vi sto a leggere tutte le altre colture, ma solo per ricordare appunto che sono numerosi gli inserimenti. Mi preme segnalare ad esempio l'inserimento definitivo che è stato ottenuto in passato come articolo 53 sulle pomace, l'attività su acri e su diverse colture, e l'estensione anche per quanto riguarda colture ornamentali e aromatiche. Vado direttamente al punto dello scafoideo per presentarvi un'esperienza fatta in Emilia Romagna negli anni scorsi su una vigneto di Lambrusco, frizzante diverso dal Prosecco, ma comunque sensibile alla presenza di scafoideo e di flavescenza, e vediamo come Prevamma 400 ml ettolitro abbia ottenuto un controllo in linea con quello ottenuto da un piretroide naturale o piretroide pura, che sono diciamo gli standard di riferimento per quanto riguarda l'agricoltura biologica. Un'altra esperienza è stata fatta con Sagea in Piemonte su cultivar erbaluce. Qui la presenza di scafoideo era anche abbastanza importante, parliamo di 27 ninfe su 100 foglie, quindi un attacco importante, e Prevam in questo caso ha utilizzato la dose di 500 ml ettolitro, ha ottenuto un buon livello di controllo, interessante soprattutto perché abbiamo visto poi che come mantenimento si avvicinava a quello che era lo standard chimico di riferimento del passato. È chiaro che qui siamo intervenuti in una condizione sperimentale in cui si è riuscito a fare una ottima bagnatura diciamo della superficie fogliare, quindi a raggiungere gli insetti, le ninfe di scafoideo, e sugli insetti a corpo molle l'attività fisica del Prevam è molto buona. Quindi quando abbiamo un controllo di riusciamo a bagnare in maniera uniforme target, il parassita, il controllo è ad ottimo livello. Questa è un'altra esperienza che abbiamo fatto invece con Agrea lo scorso anno su Grasmanella vulnerata, una cicalina che si sta sempre di più diffondendo in Veneto. In questo caso abbiamo fatto una strategia un po' diversa, perché il problema della Grasmanella vulnerata spesso è che le popolazioni incrementano anche nella fase estiva e possono creare delle problematiche in fase di maturazione delle uve, andando a sottrarre superficie fogliare utile all'attività fotosintetica, e a volte addirittura creano anche disagio e disturbo nelle operazioni di vendemmia. E in questo caso i prodotti che vengono utilizzati in quella fase, soprattutto il biologico, è il piretro, la cui efficacia non sempre è ottimale. Per cui abbiamo valutato il dosaggio basso di Prevam, 200 ml ettolitro, che consigliamo in quella fase di eroidio e peronospora, in associazione di retro, e abbiamo visto che comunque c'è stato un interessante incremento di attività, soprattutto come effetto abbattente, ma anche come nel tempo, e quindi l'opportunità di utilizzare Prevam eventualmente in miscela con altri prodotti può essere un modo per migliorare l'efficacia, considerando che Prevam comunque può essere utilizzato anche per il controllo di malattie fungine. Qui è il nostro suggerimento di come usare Prevam per quanto riguarda il controllo dello scafoideo. Il Prevam può essere utilizzato da solo nel controllo degli stadi più giovanili, quindi direi dalle 1 alle 3, e in questo caso comunque il trattamento di Prevam ha un'attività anche su peronospora e oidio, quindi abbiamo più target,
E nel caso invece intervenissimo su individui più grandi, diciamo, fino ad arrivare alla fase degli adulti, Prevam può essere un partner che va a migliorare e sintetizzare quelli che sono i pesticidi, sia biologici che per il chimico. Qui ho anche schematizzato quella che può essere l'utilizzo di Prevam, perché uno dice questo è un prodotto che è insetticida, fungicida, acaricida, fa tante cose, ma qual è il momento migliore di utilizzarlo? No, secondo noi i momenti sono un po' quelli che ho cercato di individuare qua. Nei trattamenti di apertura può essere un'ottima arma per quanto riguarda il controllo delle eriofile, ma sappiamo che in quella fase ci possono essere anche gli attacchi iniziali di olimpio e il prodotto qui funziona bene anche perché non è influenzato dalle temperature, come lo sarebbe ad esempio lo zolfo in quella fase, con le basse temperature. Ha un'attività collaterale anche sulle cocciniglie, che in quella fase possono uscire a volte e quindi può avere un contenimento anche su questo. E successivamente nella fase di prefioritura può essere inserito da solo o in miscela con prodotti a base di rame per consentire una migliore efficacia dei prodotti a basso dosaggio di rame. Poi la fase cruciale della fioritura post allegagione, qui Prevam normalmente lo suggeriamo su scafoidio può essere utilizzato da solo, oppure secondo noi in maniera ottimale può essere quello di utilizzarlo insieme ai bassi dosaggi di rame per migliorare l'efficacia, soprattutto per la protezione anche in questa fase del grappolo che si è formato. E un'ultima fase è quella invece della fase di pre-raccolta, perché grazie al fatto che il prodotto ha un brevissimo intervallo di carenza, non ha residui, può essere utilizzato per il controllo soprattutto dell'oïdio nella fase terminale e eventualmente comunque anche a limitare la proliferazione di permostra e infezioni secondarie sulle femminelle. Ricordiamo anche, proprio per la sua meccanismo d'azione particolare, può avere anche un'azione di contenimento di quello che è la diffusione della botrite su grappoli. Quindi questi sono un po' i momenti che noi vediamo e per noi è uno strumento sicuramente molto interessante per i viticoltori, sia nel biologico che nell'integrato. Passo velocemente a un'altra soluzione che noi proponiamo per quanto riguarda il controllo degli insetti, e in particolare questo per la lotta integrata, è Acetamiprid, il Kestrel. Qui è una formulazione sviluppata da Nufarm che ha una particolare composizione di coformulanti innovativi che ne migliorano l'efficacia, la durata d'azione e la resistenza al diramento, questo perché il prodotto è in grado di penetrare più facilmente sia il corpo degli insetti target sia la vegetazione, quindi una maggiore quantità di principio attivo che entra all'interno e che si distribuisce per proteggere nel tempo. È anche una presentazione concentrata che ha dei vantaggi da un punto di vista logistico. Qui un'esperienza su Rasmonera molto interessante, siamo intervenuti ai primi di giugno sulla prima generazione e c'era una popolazione abbastanza importante, eravamo circa 2 individui per foglia. E abbiamo intervenuto con Kestrel sia il dosaggio minimo di 0,25 sia quello più elevato di 0,45, ha ottenuto un controllo completo per tutta la generazione, 20 controlli a 3 e a 14 giorni. Vedendo questa elevata efficacia siamo andati anche a verificare cosa succedeva alla generazione successiva, quindi Agrea non ha applicato insetticidi efficaci contro questo target e in particolare per la dose più elevata di 0,45 il controllo è stato ottimale anche ai primi d'agosto, quando ancora c'erano oltre 1,3 individui foglie, quindi le foglie risultavano protette anche ai primi d'agosto, quindi una persistenza molto molto importante. Qui una prova che forse abbiamo presentato anche lo scorso anno, ma per ricordare che Kestrel contro lo scafoideo è in linea con i migliori standard anche del passato e quindi un prodotto assolutamente affidabile per questo tipo di uso. E qui un'esperienza fatta con gli anni scorsi con la dottoressa Angelini, dove avevamo messo a confronto una Acetamiprid di riferimento mezzo minuto. Okay, col Kestrel che migliora l'efficacia, ma aggiungendo il Prevam abbiamo portato l'efficacia praticamente al 100%. Chiudo ricordando il Nando Maxi, che può essere oggi, venendo a mancare alcuni prodotti, una soluzione per peronospora e botrite, che ha il vantaggio di avere meccanizzazione originale e una ottima resistenza al dilavamento. Ricordo il Fusilade, che ha citato anche il dottor Zecchini, è stato inserito in disciplinare di controllo delle graminacee, e ho lasciato eventualmente per chi
diciamo, potrà vedere quelle che sono le indicazioni di Prevan per l'impiego corretto di Prevan, che troverete anche sul nostro sito del nuovo Debian. Vi ringrazio.